Questa mattina il ROS ha tratto in arresto Gallace Antonio, latitante dal 2020, per una condanna definitiva sanzionata dalla Corte di Cassazione per i reati di 416 bis, associazione mafiosa, nonché associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro. Era latitante dal novembre del 2020 ed è stato rintracciato presso l'abitazione della sua famiglia, all'interno della quale si era nascosto in un incavo ricavato all'interno di un mobile. L'attività è stata possibile attraverso lo sviluppo di attività sia tecniche intercettive nonché di attività di osservazione prolungate nel tempo, sviluppate attraverso la coordinazione della Procura Generale di Roma che aveva delegato le attività. Sotto questo profilo, l'attività di intervento è stata consentita grazie all'impiego di assetti specifici dell'arma, quali lo squadrone riportato Cacciatori Calabria, nonché le api del Comando Provinciale di Roma, che hanno consentito lo svolgimento dell'ingresso, nonché agevolato le attività di perquisizione e di individuazione dell'abitante. L'attività odierna si inserisce all'interno di una manovra più ampia svolta da raggruppamento nel tempo nei confronti delle organizzazioni di matrice 'ndranghetista e in questo ambito era già stato tratto in arresto nell'ottobre del 2021 il fratello Gallace Cosimo Damiano nella zona di Catanzaro. Anche in quella circostanza era stato individuato all'interno di un vano, di un bunker. La presenza di componenti 'ndranghetiste sul litorale laziale affonda le radici alla metà degli anni 90, quando venne avviata un'attività investigativa da parte del ROS che ha portato poi alle condanne per le quali il Gallace Antonio era latitante. In quella circostanza era emersa sotto il profilo giudiziario la presenza di una locale di 'ndrangheta operativa sul litorale laziale a cavallo dei comuni tra Anzio e Nettuno.